siamo, perché fa bene ascoltare l'opera che il Signore sta compiendo da alcuni anni nella nostra regione, proprio attraverso il seminario di Vita Nuova. Voi questa mattina abbiamo ascoltato Patti, Padre Raniero, parlare di esclusione dello spirito, ma concretamente questa esperienza dove si vive? Si vive in un cammino che si chiama seminario di Vita Nuova. Se tu conoscessi il dono del figliolo di Dio, tu gli chiederesti di darti un po' da bere. Nella nostra vita di coppia abbiamo sperimentato la grazia di quest'acqua viva, che è lo Spirito Santo, che sgorga dal costato di Cristo. E possiamo dire con forza che lo Spirito Santo fa nuove tutte le cose, ha reso nuovo il nostro amore ogni giorno, aiutandoci a non dare mai per scontata la presenza del coniuge, ma ridestando continuamente lo stupore per l'altro come di un dono prezioso di Dio per la propria vita. Lo Spirito Santo ci ha aiutato a non far mai tramontare il sole solo sulla nostra ira, a ricercare la riconciliazione e il perdono prima che la giornata si concludesse. Certi che in Gesù la famiglia è viva! Evviva la famiglia! Don Antonio, parroco di Montemagno, esorcista della diocesi di Tricarico, e sono veramente commosso e gioioso perché Rosario mi ha invitato a fare questa testimonianza sull'importanza del battesimo nello Spirito Santo, della preghiera di effusione nella vita dei sacerdoti. Eravamo intorno al 93-94 quando c'era una riunione di preghiera simile a questa, un po' più piccola come numero, a Scalea. A un certo punto, ecco, padre Robert Farisi, che guidava la preghiera, disse, adesso con il suo accento inglese, disse, adesso tutti quanti pregate in lingue, anche quelli che non hanno dono lingue, pregate in lingue. A un certo punto io vidi che mi uscivano queste parole, questi suoni strani dalla bocca. Io mi fermai così, un po' attonito, un po' esterrefatto, e lui si avvicinò al microfono e disse, canta Antonio, non avere paura. E sembrava quella giornata, quando io mi fermavo così, che mi leggesse nella mente, perché mi diceva, Antonio, canta, l'hai ricevuto il dono stamattina, non avere paura, vai avanti, eccetera. Io, questo naturalmente era un segno per me, e quindi presi, ecco, questo segno che il Signore mi diede come una chiamata nella chiamata, cioè come una volontà del Signore di percorrere questa strada, anche perché dopo questa effusione spontanea, ecco, sentivo una presenza particolare del Signore nella mia vita. Leggevo la Bibbia come se la capivo senza studiarla, è importante studiare anche la Bibbia, però come se una luce particolare ma avesse illuminato la mia mente e il mio cuore. E inoltre il dono delle lingue mi aiutava molto a pregare, per cui decisi di entrare, ecco, decisa con forza, con volontà in questo movimento. E io lo dico sempre. Michele è coordinatore della diocesi di Melfi, dove, come già dicevamo prima, risiede il carcere di massima sicurezza, dove ascolteremo che cosa stiamo facendo da qualche tempo. Donato, che si chiama Shannameo, è direttore della rivista del rinnovamento nello Spirito Santo. Un giorno nella mia vita è Pentecoste. Questa è una delle affermazioni con cui uno dei 60 detenuti della casa circondariale di Melfi racconta come è cambiata la propria vita dal giorno di Pentecoste. Esattamente da quando alcuni di noi, per circa 8 mesi, alternandoci settimanalmente nelle 4 sezioni, abbiamo assicurato la preghiera comunitaria carismatica, meditazione e condivisione sui temi del seminario. L'8 giugno scorso abbiamo così consentito a questi ormai divenuti amici carissimi di ricevere la preghiera di effusione. Un progetto però che ha origini lontane. Sin dall'inizio è stato benedetto dal Signore e il nostro desiderio di annunciare il Vangelo trova infatti risposta nella parola di Dio, che ci indicava con precisione anche il luogo della missione. Ed era lettera agli Ebrei 13, versetto 3. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere e di quelli che soffrono, essendo anche voi in un corpo mortale. Leggo
Leggo, non dico più una parola. Buon pomeriggio a tutti, non sono presente in mezzo a voi a causa della mia condizione di detenuto. Tuttavia il nostro coordinatore Rosario lo scorso anno vi lesse una mia testimonianza. Siamo dunque alla 22esima convocazione. Tante quanti sono gli anni della mia detenzione. Una parentesi, Michele Guzzardi da 22 anni sta in carcere e non ha avuto mai un giorno di permesso, mai un giorno di permesso. Che se da un lato hanno bruciato la mia libertà fisica, dall'altro ringrazio Dio per avermi donato la libertà interiore che è al di sopra di ogni altra libertà. Oggi sarei dovuto essere in mezzo a voi, sembrava che tutto andasse in questa direzione, ma un problema tecnico me lo ha impedito. Consegno allora per mezzo di chi legge il mio saluto e quello dei fratelli detenuti che condividono con me questa esperienza. Avremmo voluto essere tutti in mezzo a voi e lo siamo spiritualmente. Rispetto alla scorsa convocazione sono accadute altre straordinarie esperienze che ci hanno permesso di condividere con voi il nostro cammino. La vita dei carcerati per tanti è una realtà sommersa, ma grazie a Dio non per noi, che viviamo l'esperienza del rinnovamento nello Spirito Santo. Non vi nascondo la mia emozione, la mia gratitudine verso il Signore e verso di voi e rendo grazie perché mi è offerta l'occasione di parteciparvi alcune delle tante meraviglie che il Signore ha operato e continua ad operare nel carcere di Melfi. Che cos'è il battesimo nello spirito che noi viviamo e che vorremmo convincere tanti altri fratelli a condividere con noi? Credo che la risposta più semplice ci venga da una parola di Gesù che conosciamo bene, si trova agli inizi degli Atti degli Apostoli, il capitolo primo. Gesù, prima di salire al cielo, disse agli Apostoli: voi sapete che Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo da qui a non molti giorni. Ed è precisamente questa indicazione temporale che è significativa. E io non saprei indicarvi, carissimi fratelli e sorelle, un mezzo più semplice per capire che cos'è la nuova Pentecoste, che cos'è il battesimo nello Spirito, che quello di rileggere con voi, non dico tutto il racconto di Pentecoste che non avremmo tempo, ma i primi quattro versetti che terminano con quell'affermazione lì. Diciamolo insieme: tutti furono pieni di Spirito Santo. Ecco, allora riascoltiamo un po' questi versetti e poi cerchiamo di capire che cosa avvenne, che cosa produsse questo movimento dal quale è nata la Chiesa, perché la Chiesa nacque proprio quel giorno da quello che gli studiosi chiamano un'estasi collettiva operata dallo Spirito Santo. Mentre i giorni di Pentecoste stavano per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo, quando all'improvviso venne dal cielo un rombo, come di vento gagliardo che si abbatte sulla casa. Si videro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Listen, there is a funny story about this. Ascoltatevi, voglio raccontare una storia simpatica. My husband went into the seminary to prepare for the priesthood when he was only 13 years old. Allora, quando il mio attuale marito aveva 13 anni, si preparava per andare in seminario. And in 1968, someone handed him a magazine. E nel 1968 qualcuno gli ha dato una rivista. It was just a few months after the Duquesne weekend. E questo si verificava alcune settimane dopo il weekend di Duquesne. And it was a magazine from a Pentecostal organization. Ed era una rivista per un movimento pentecostale. Yeah. Okay, church.
the organization. And on the front it said Catholics and the Holy Spirit. E sulla pagina, sulla prima pagina c'era scritto i cattolici e lo Spirito Santo. So my husband read the article. E quindi mio marito ha letto l'articolo. And in the article it told the story of a young girl named Patty Gallagher. E in questo articolo ha letto la storia di una giovinetta chiamata Patty Gallagher. And when he read my story, e quando lui ha letto la mia storia, he said to himself, si è detto, I want to meet this girl. Io voglio incontrare questa ragazza. And I want to hear from her own lips her testimony. E voglio sentire proprio dalle sue labbra la sua testimonianza. Let me tell you what. E lasciatemi dire. This poor man has heard my testimony hundreds and hundreds of times. Questo povero uomo ha dovuto ascoltare la mia testimonianza centinaia e centinaia di volte. He said, if the Lord answered every prayer of mine like he answered that one, e se il Signore ha ascoltato la mia preghiera, I would be a billionaire. Se il Signore mi desse, se potessi guadagnare qualcosa ogni volta che ho ascoltato questa testimonianza, sarei un milionario. We fell in love after he left the seminary. Ci siamo innamorati dopo che lui ha lasciato il seminario.